È vero, io vengo, ma fortissimo, si può abbassare un po'. Io vengo sempre a presentare i miei libri, oggi sono qua a presentare questo Fatica che è da tanti anni che vado avanti e adesso vi racconto la storia. Un po' ho diviso la mia presentazione in due parti, la prima molto velocemente perché io sono un signore di una certa età, faccio questo lavoro, un lavoro molto simile al grafico da tanti anni e prima vi... Giusto per farvi capire quello che diceva anche prima chi mi ha presentato, giusto per farvi capire i miei interessi che sono tanti, io faccio fatica come a definirmi. Una volta dicevo, facevo il grafico, ero il grafico. Invece adesso negli ultimi anni mi sto un po' spostando da una parte all'altra, anche qualche volta facendo un po' di confusione. Faccio l'insegno, che sarà il mio primo lavoro, il lavoro che ultimamente mi piace di più, che sono molto contento di fare. Tutti dicono che a una certa età, per esempio Massimo Dolcini una volta diceva che a una certa età è anche giusto cominciare a dare, quindi io da qualche anno insegno e sono molto felice di farlo, però sono curioso e quindi quando trovo qualcosa che mi piace magari mi butto molte volte andando in una direzione e questa è una delle mie nuove direzioni. Sto seguendo con altri miei colleghi una serie di progetti e questo è uno dei più importanti. Ho intitolato la mia conferenza Imago, non so se molti di voi, soprattutto noi giovani, ma molti anche dei miei colleghi che sono qua presenti, forse non hanno mai visto questa rivista, non l'ha mai conosciuta, che è stata una rivista importantissima per la storia della grafica italiana e anche una rivista mitica in qualche modo. No, ecco, è stranissimo e sono molto contento di cominciare questa conferenza, questa serie di conferenze proprio con la storia, perché se vi do un se posso dare un consiglio, soprattutto vedo molti giovani. Io sono sempre stato proiettato in avanti, mi sono occupato di organizzare questi eventi un po' come fa Fabio a Venezia, però guardate anche alla storia, perché nella storia scoprirete tantissime novità e tantissime cose che sono già state fatte e che a mio avviso potrebbero ancora essere fatte. Beh, partiamo con la presentazione, la prima parte, vado veloce, no, avanti, poi, che faccio io? Come? Con questo? Però mi deve aiutare perché so ciompo. Ok, ecco, io faccio il grafico perché mi piacerebbe dire ancora, continuo a fare il grafico perché tutte le mie ricerche, quelle cose che faccio, le parto dal mestiere del grafico. Io faccio il grafico, penso come un grafico e mi piacerebbe ancora fare il grafico. Questi sono i miei primi lavori. Come diceva, sono sempre stato in qualche modo interessato alla promozione. Questo è un vecchio libro che ho fatto sulla grafica italiana. Questo invece è un lavoro insegnato per qualche anno, per molti anni allo UAV e questo è un lavoro bellissimo che mi ha fatto con Michele De Lucchi, agli Alberoni. Ecco, insegnare anche ti dà la possibilità anche di sperimentare tantissime cose, di andare in direzioni diverse. Sono stato molti anni a Fabbrica con Toscani, un periodo bellissimo, molto interessante. Poi, ecco, poi da qualche anno, dopo Venezia è andata un po' così, così ultimamente, mi hanno chiamato a Bolzano, sono a Bolzano, sono felice di esserci. Bolzano è una piccola facoltà ma con dei grandi mezzi, quindi non abbiamo neanche i soldi, la possibilità per fare ricerca, per anche gli studenti possono fare dei progetti interessanti. Questo per esempio è un progetto che abbiamo fatto, mi occupo. E questo è un altro tema che mi interessa, mi occupo della relazione che c'è tra di educazione sempre, ma come il design può migliorare l'apprendimento creativo nei bambini. E questo è un laboratorio che abbiamo fatto con un gruppo spagnolo che si chiama Pedagogia Invisibles, bellissimo, perché forse ecco, dobbiamo andare a cercare anche i modi, i modelli e le idee per insegnare da qualche altra parte. Questo invece è un lavoro che ho fatto con i miei studenti, mi piace, ecco, non mi piace quando la grafica in qualche modo, non so come dirlo, non mi piace la grafica autoreferenziale, non mi piacciono i grafici che parlano gli altri grafici. Credo che queste occasioni siano giuste anche per riflettere sul nostro mestiere, su che tipo di lavoro facciamo. Per esempio, io spingo sempre i miei studenti anche a andare fuori dall'università, a confrontarsi e a verificare il proprio lavoro, perché il nostro lavoro, il tema, noi non siamo. Noi grafici, tra virgolette, non dobbiamo guardare la forma, dobbiamo guardare al senso del nostro mestiere, a come si comunica, a che cosa comunichiamo, perché il nostro lavoro è anche uno strumento, un mezzo per mettere insieme le persone, 2 persone, 100 persone, 1.000 persone, 1 milione di persone magari. Ho fatto l'editore, questa è stata una grande avventura della mia vita, ho fatto una rivista per qualche anno che si chiamava Sugo. Poi ho smesso di fare Sugo, invece ho fatto Ex Sugo, una rivista internazionale che era venduta dappertutto. Poi
Poi ho smesso, ho detto, ma perché devo fare una rivista internazionale quando abito in una città che ha un miliardo di problemi? Allora ho fatto una rivista solo fatta dai veneziani, una rivista di resistenza cittadina che non faceva mai il ponte, esattamente il contrario. Mi sono divertito tantissimo a farla perché, insomma, sono stato curatore di Museo della Triennale a Milano, quindi dopo vedrete, dopo capirete da dove viene questo mio interesse per la storia. Sono stato curatore di un'edizione del Museo della Triennale. Ho fatto tantissime mostre, questa qua non so se qualcuno di voi l'ha vista 2 o 3 anni fa a Milano, si chiamava Graphic Design World, una mostra dove ho invitato tutta una serie di grafici internazionali ad allestire proprio uno spazio. Questa invece è una mostra che ho fatto a Venezia, Bevi l'acqua alla masa, con i manifesti di Chamont. Ecco, sono anche nel comitato scientifico di Chamont. Questa invece è la mostra che ho fatto a Milano, alla Somerset House. E questi sono i libri che ho fatto recentemente con la Maddalena Dalla Mura e con altri miei colleghi, i libri che indagano, diciamo, le riflessioni sullo spazio espositivo, oppure come questo che mi interessa molto, che adesso sto facendo la seconda edizione, sulle riflessioni sul come si insegna il graphic design, perché insegniamo il graphic design, che cosa vogliamo dai nostri studenti, che cosa noi dobbiamo dare. Ecco, mi piace moltissimo disegnare, ultimamente poi disegno quasi sempre di più. Questo è qua, ogni tanto cambio nome, faccio qualche puttanata, e qua mi chiamo Mr. Offu and George, che sono sempre io, e questo è un libro per bambini che sto facendo, che è un libro sulle letterine. Mi sono inventato anche le storie, ho fatto tutto e mi diverte molto farlo. Come diceva chi mi ha presentato, sono venuto qua a fare questo libro su Bodoni, che è un'altra bella storia che mi sono divertito a illustrare, non so se qualcuno di voi l'ha visto, spero che l'abbiate anche comprato. E oggi sono qua per presentare questo malloppo. Allora, sono partito dalla mostra in Triennale. Quando ho fatto questa mostra che avete visto prima, Graphic Design World, la mostra è andata molto bene, tantissima gente. La Silvana Nicchiarico ha chiesto a me, a Mario Piazza e a Carlo Vinti, Carlo Vinti è uno storico, Mario Piazza si è sempre occupato di storia, e l'ha chiesto anche a me di fare una mostra sulla storia del graphic design. Io non sapevo niente, cioè non ho mai studiato design. Ciao Ginette, non ho mai studiato design, non mi sono mai occupato di design, però è stata veramente una sorpresa. Ho scoperto delle cose, devo dire, incredibili. Potrei raccontarvi tutti i libri di Munari, i libri di le grandi edizioni, le riviste, ma anche non soltanto, e soprattutto non soltanto formalmente, ma anche come nascevano i progetti, le storie che ci sono dietro i progetti, che sono quelle che mi interessano di più. Diventando vecchio, ho quasi un rigetto per la grafica troppo grafica. Mi piace, Gianni Sassi chiamava i grafici grofici, perché lavorano sempre sulla forma. E invece quello che è interessante, come dicevo anche prima, mi interessano di più i progetti che mettono insieme le persone, che creano comunità, i progetti dove la gente partecipa. La grafica come occasione di crescita culturale, questo è il nostro grande obiettivo. E questo credo che sia stato, in qualche modo lo è. Poi oltretutto, vedete, scusatemi le foto, ma le ho fatte velocemente ieri sera con una cosa nera, perché pensavo, quando Fabio mi ha invitato, pensavo di essere già pronto con il libro, questo che vedete è una maquette, però pensavo di essere già pronto con il libro a venire qua, invece purtroppo questi progetti vanno sempre per le lunghe. Questo è il volume, e la storia è una storia di amicizie, ma anche di aziende. Questo che vedete a sinistra è Michele Provinciali, che è un grafico che, a mio avviso, molto importante per la storia italiana, ma che dovrebbe essere ancora di più, dovrebbe essere anche studiato e anche pubblicato ancora di più, perché i lavori che ha fatto sono veramente molto interessanti, e il suo atteggiamento nei confronti, la sua attitudine nei confronti della grafica era fondamentale, dimenticato e quasi in qualche modo tagliato dalla grafica modernista che stava in quegli anni cominciando a venire. E invece quel signore che vedete a sinistra, scusate, alla vostra destra, è Raffaele Bassoli, che era il titolare di un'azienda, Zincografia Bassoli, fotolitografia, che faceva i cliché per la stampa.
Il signor Bassoli, cioè naturalmente queste aziende erano luoghi frequentati dai designer, cioè andava, Bassoli era amico di Michele Provinciali, era amico di Pino Tovaglia, era amico di molti altri grafici che frequentavano quegli ambienti. E Bassoli doveva comunicare comunque la sua azienda e per farlo in quel momento le aziende facevano queste che si chiamavano gli house organ, cioè le riviste aziendali. Ce ne sono nella storia, ce ne sono moltissime, tipo quelle che si faceva il gatto, come si chiama, il gatto del gatto a quattro code, non mi ricordo più, quello dell'Eni, dove le aziende investivano tantissimo. Bassoli, per comunicare la sua azienda, anche lui ha pensato una rivista, ma invece di fare una rivista classica con una fogliatura, lui ha fatto una cosa, a mio avviso, devo dire, geniale, qua non si capisce bene, nasce sempre da un dialogo, non si capisce bene quale sia stato il ruolo di Michele Provinciali, certamente un ruolo molto importante. Allora, Michele Provinciali e Bassoli, mettiamola così, hanno avuto questa idea di fare questa rivista. E l'idea era di fare una rivista che non era in realtà una rivista con le pagine, ma era una rivista contenitore. Era una rivista che aveva una scatola che metteva insieme, che raccoglieva dei lavori fatti dai grafici. Alcuni sono veramente bellissimi. Ne ha fatti 14 numeri, adesso non vi racconto tutta la storia perché non c'è tempo, ma naturalmente c'è anche una storia di rapporti, di soldi, perché il primo numero è stampato nel 1960, adesso vi faccio vedere che lavori ci sono, nel 1960, e le aziende italiane non era, anche se era Milano, anche se era una delle più importanti aziende in quel settore, l'economia non era un'economia florida, no? E comunque la rivista è questa, sono 14 numeri, dopo vi racconto perché è anche divertente, 14 numeri che contengono dentro dei lavori proprio progettati, fatti e completamente da questi grafici. Alcuni sono veramente bellissimi. Ecco, questi, è divertente anche per esempio perché poi era una rivista fatta totalmente in casa, senza nessun limite, cioè non aveva un tempo. Non aveva i testi, dopo vi racconto come venivano fatti i testi. Per esempio il numero 13, erano superstiziosi, non l'hanno fatto, solo per questo. Non c'ho, io sono diventato matto, perché poi queste riviste le ho tutte collezionate, sono diventato matto per cercare il numero 13. Non, nessuno ce l'aveva, poi ho scoperto che non c'era. Perché hanno deciso che il numero 13 portava sfiga, non l'ha fatto, semplicemente. Quindi lì molto, molto, molto libera. E ecco. Ed erano praticamente tutte uguali, questo dovrebbe essere l'indice, non guardate l'impaginato che è ancora tutto così, però questo è già il libro, che spero che sarà pronto a metà dell'anno prossimo. Sono 14 numeri, perché il 13 non c'è, di cui tutti fatti nello stesso modo, tranne il terzo numero, che anche quello non l'ho trovato, anche quello l'hanno fatto così perché non avevo i soldi per farlo, non c'erano dei motivi. Era quasi una rivista fatti in casa, come si fa adesso? Io poi su queste cose qua, sulla storia, io mi sono occupato per tanto tempo di editoria indipendente, di grafici un po' più sperimentali, è esattamente lo stesso mondo, non cambia niente. Non avevano i soldi, non l'hanno fatta. Il 13 portava sfiga, non l'hanno fatta. Ha messo tutte quante le cose dentro. Però guardate, ecco, guardate com'era fatta questa rivista. Ogni rivista era così, ogni rivista aveva un testo introduttivo fatto da uno scrittore, per esempio importante, Pietro Chiara, Dino Buzzati, perché poi la rivista è diventata anche un luogo, simposio di intellettuali e di artisti. Ecco, guardate il primo numero. Se qualcuno di voi, cioè non so se avete il primo numero, vi dico velocemente, Michele Provinciali, Fratelli Castiglioni, Michele Provinciali, Pino Tovaglia e Michele Provinciali ancora. Guardate questi lavori. E poi, per esempio, qua c'è tutto Michele Provinciali. Questa è una collezione di saponette. Michele Provinciali era un grandissimo collezionista, lui collezionava le saponette, ma addirittura chiedeva ai suoi amici di mettere via le saponette e addirittura dava le istruzioni, e qua si vede il progetto, dava le istruzioni per come lavarsi le mani e poi le fotografava. Ed è bellissimo sapere che che il papà di Michele Provinciali faceva il pasticcere. E Michele Provinciali dice: ho ereditato la passione della grafica per queste forme da mio papà, che era pasticcere, vedendo le vetrine, vedendo come metteva le pastine. E questo, devo dirti, è anche un buon insegnamento. Questo è, naturalmente, questo è un oggettino piccolo, un pieghevole, adesso non vi descrivo, però dopo c'è tutto.
Per esempio, questo è un altro. Michele Provinciali era l'unico a quel tempo, perché la grafica per molti anni è stata autodidatta, e forse dovrebbe essere ancora autodidatta, visto come funzionano tante volte le scuole, spero che non ci siano tanti docenti. E Michele era l'unico grafico, tra virgolette, tra i grafici intellettuali. Lui era laureato in storia dell'arte, e poi ha avuto una borsa di studio, è andato a Chicago, e a Chicago ha lavorato con gli artisti pop. E questo biglietto era un biglietto di andata e ritorno Pesaro-Sant'Arcangelo, perché veniva da quelle parti là, era nato a Parma, però ha vissuto molti anni a Urbino, nella provincia di Urbino, ha preso il biglietto e l'ha fatto in grande scala. Quindi dentro questo fascicolo c'è questa cosa qua. Questo è un altro del lavoro bellissimo che purtroppo, devo dire, le immagini non rendono, un lavoro molto interessante anche formalmente di Pino Tovaglia, che Pino Tovaglia era un bravissimo grafico, collezionista e anche illustratore. E questo è divertente ascoltare, poi ho intervistato ancora le ultime persone che lavoravano negli studi, è interessante capire anche come Pino Tovaglia faceva queste cose qua, che le faceva a mano tutte con le mascherine, con la penna a china. Cioè c'era una grandissima capacità tecnica. Se voi guardate questo lavoro, questi sono i carabinieri, e c'è un testo che spiega anche l'idea di carabinieri, come sono costruiti, che è molto divertente. Ecco, c'è un po' di feticismo, ma mi piace anche andare a vedere le storie, perché dentro le storie trovi anche, non so, degli spunti, cioè fa strano che questo qua lo dica io, che sono un grafico, però dentro la storia, o le storie differenti, ci sono tantissimi spunti, tantissimi modi di lavorare, e credo che anche tecnicamente alcune cose possano essere, soprattutto vedo molti giovani qua, soprattutto interessanti per i giovani. I fratelli Castiglioni, questo c'è un articolo bellissimo, non ho portato la foto, dei fratelli Castiglioni che giocano con le bombette a Praga. Questo è un calendario sbilenco fatto da, naturalmente anche da Michele Provinciali. Dietro a questo c'è un'idea di calendario, di tempo, il tempo confuso, il tempo caotico, il tempo che passa, il tempo che non ritroviamo. E dietro sul retro ci sono queste, addirittura ci sono degli errori, che per esempio che lui sbarra, è fatto tutto velocemente. Questo è un altro bellissimo lavoro di Bruno Munari, ma ancora più bella, ecco qua mi allaccio, perché ogni testo, ogni pezzo aveva un testo. Per esempio Michele Provinciali e Raffaele Bassoli, scusatemi, prendevano il lavoro fatto dei grafici e poi lo davano a uno scrittore, a un intellettuale, a qualcuno che frequentava la cerca, ma a qualcun altro di diverso. E questi scrittori scrivevano qualcosa. E questo è bellissimo il lavoro di Munari, ma è ancora più bello il testo che dietro c'è di Dino Buzzati. Un testo bellissimo, che lui si inventa una storia di un signor Strange, che è un po', c'è questa idea anche del gioco dei nomi, perché c'era un critico che si chiamava Arthur Strange, svizzero, lui lo prendeva un po' in giro, Buzzati, che raccontava questo signor Strange che prendendo dei frammenti di testo bruciati, trovati per caso in una cascina, riusciva quasi scientificamente a ricostruire la storia. E quindi l'idea della ricostruzione che ha fatto Munari, l'idea della ricostruzione scritta, il rapporto tra immagine e testo, veniva fuori in una maniera molto, molto, molto evidente. Questo invece è il numero 3, che il numero 3, vi ho detto, non avevano soldi, l'ha fatto così, punto. Quindi, e questo è un lavoro di Tarizzo, che sono delle grandi carte molto belle, illustrate. Ecco. Questo è un altro numero, vedete anche qua, adesso sono andato veloce, per esempio vedendo questo sono venuto a conoscere, per esempio Michele Provinciali, tutti sanno che era un uomo piccolissimo, era grande, non arrivava a 1,60 m, era piccolissimo, non potevi chiamarlo Michelino perché sennò si incazzava, però era super elegante e super attento ed era un grande collezionista, incredibile collezionista di accessori per automobili. E era maniaco per la guida, bellissimo da sentire i racconti che mi facevano quelli che hanno conosciuto, che lui addirittura viaggiava coi guanti tagliati senza le dita. Un lavoro che io trovo, devo dire, stropitoso, che mi ha fatto anche rivalutare, per esempio, Armando Testa, è questo lavoro di Armando Testa. Armando Testa,
grandissimo narratore, non so se voi, i più giovani no, ma quelli, non vedo, forse non vedo molti anziani qua, però per esempio il signor Pippo, tutte le grandi pubblicità che erano narrazioni, Armando Testa si inventa per Imago questa storia. Finge, e non si è capito se finge o faccia sul serio, tutti dicono finge, ma io penso che qualcosa ci sia sul serio, di essere testimone di un'aggressione. Trova questo signore che è stato aggredito da dei marrani e con questo signore si inventa una storia, cioè va al commissariato, ascolta quello che il signore racconta, poi guarda quello che il signore ha sulle tasche, che aveva delle sigarette consumate, un'etta pipa, un pettine e un fazzoletto, e con queste costruisce una storia come per immagine, costruisce questa serie di immagini che io trovo che siano oltretutto molto, 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 molto contemporanee. Tenete presente che siamo nel 1963, cioè, no? Guardate questo, anche la modernità, per esempio, anche l'ironia, e anche in qualche modo, so che adesso questi termini sono abusati e nessuno ce la fa più, l'idea anche in qualche modo speculativa che uno porta, prende spunto da una storia per raccontare una storia per immagini, mi sembra molto divertente. Ecco, altro lavoro che io trovo bellissimo, questo mi piacerebbe, devo dirti, cioè ce l'ho io perché ho collezionato tutti i numeri, ma questo è bellissimo. Questo qua è un altro lavoro di Michele Provinciali, che è il signor Lucarini. Qua c'è tutta un rapporto tra vero e falso, tra finzione e realtà. Questo è Michele Provinciali, si inventa, dimmi 5 minuti, madonna, devo andare velocissimo. Il signor Lucarini si inventa questa roba del signor Lucarini non esiste, ma una volta c'era l'idea che chi comprava la carne la ordinava, la metteva, la impacchettava, metteva la bistecca e la portava ai piani sopra. E Michele Provinciali fa questa cosa qua, fa un quartino piegato in quattro e dentro mette una foto della bistecca. Magnifico, no? Bellissimo, cioè oggetto prezioso. Max Huber, guardate Max Huber, con i tecnici che lavoravano all'Albasoli non siamo stati capaci di capire come tecnicamente Max Huber sia riuscito a fare questo lavoro. Non c'era naturalmente il computer, questo è un lavoro fatto tutto a mano. Io lo dico sempre ai miei studenti, mi raccontava il Cerri che Max Huber era famoso perché riusciva a fare l'elvetica corpo 8 con il pennello. No? Altro bellissimo lavoro, Pino Tovaglia, le macchinette. Pino Tovaglia non guidava, però era appassionato di automobili, non aveva la patente, si faceva sempre accompagnare, aveva il suo assistente della Maddalena, però si faceva accompagnare. Però ha fatto questo lavoro, questi di otto tavole con queste macchinette, ognuna interpretata con uno stile, tra virgolette, artistico, che sono piccoli disegni, ma molto, molto belli. Scusate, abbiamo tutti conosciuto, David Carson, guardate cosa ha fatto Giulio Confalonieri nel 1963, un libro esattamente, adesso, cioè, ovviamente David Carson non ha visto, cioè Michele Provinciali non ha visto Giulio Confalonieri, ma proprio l'idea sperimentale, l'idea di andare oltre era molto forte. Ancora, disegno tipografico, disegno carattere, questo per esempio è bellissimo, sarebbe interessante farlo leggere ai grafici oggi che disegnano carattere, che non si capisce niente. Questo disegno un carattere, si inventa un carattere, poi fa fare un test a un edicolante, questo edicolante naturalmente è molto molto divertente il testo. Ecco, altro numero, scusate, guardate questo lavoro, no? Vi conoscete il lavoro che fa Paul Elliman? Che Paul Elliman è un grandissimo grafico artista, grande grafico contemporaneo, molto celebrato, molto conosciuto. Paul Elliman, naturalmente, non voglio dire che sia ispirato al lavoro di Dalla Maddalena. Dalla Maddalena prendendo i materiali, i ferri, le cose che trovava di carpenteria, ha costruito un carattere, ha costruito un'immagine, ha costruito questo piccolo depliantino. Sarebbe interessante, devo dirti, capire. Guardate, anche questo è un altro lavoro divertente, molto utile per esempio per quei giovani,
come si faceva una volta il lavoro. Questa è una critica anche perché negli anni 60 in Italia, 60 quegli anni, cominciavano i grafici, avevano un grandissimo potere, Michele Provinciali, Pino Tovaglia, Ilo Negri, la storia della grafica, poi Massimo Minelli, poi questi, però cominciavano ad arrivare alle agenzie e le agenzie si proponevano in un modo differente e quindi avevano i grafici a un certo punto, anche per una questione di economica oltre che culturale, avevano perso il loro potere e quindi i grafici, moltissimi grafici anche di talento, andavano a trovare andavano a lavorare nelle agenzie. E qua ci sono tutti quanti dei testi che raccontano anche le stupidità che venivano chieste ai grafici. Vado più veloce. Altro lavoro, Carmi, Eugenio Carmi. Carmi ha fatto questo lavoro famoso per l'Ital Cider, tutto quanto il packaging, l'identità dell'Ital Cider. E ha fatto questo libro con Umberto, Eco, che è che poi è esposto anche in Biennale, che è una. Ho cercato di leggerlo 100 volte, ma in realtà non l'ho capito. Però è un sistema di codificazione. Questa è la moglie, bravissima illustratrice, questa è la moglie di Max Huber. Questo è un altro lavoro che mi piace tanto. Ando Gilardi, storico della fotografia, ha fatto tutto il numero 11. Ed è tutto giocato, sono tutte parti della sua collezione di storia della fotografia che è bellissima perché poi ha recuperato per esempio la prima grande veduta, è più meno grafico, è più fotografico, ma è molto bello. Questi sono i daguerrotipi che i fotografi, una volta fare la fotografia era privato, sto andando veloce, bene? Abbastanza. devo bere 2 litri d'acqua dopo. Ecco, anche questo è un altro lavoro bellissimo che mette insieme le tag che facevano i venditori ambulanti, perché i venditori ambulanti una volta quando passavano nelle strade facevano i disegni per dire qua siamo già passati, oppure confrontati con quelli che facevano gli zingari quando andavano a rubare nelle case, di ok, cioè qua ci siamo già stati. Altro lavoro bellissimo di Michele Provinciali, adesso si parla di plastica. Michele Provinciali nel 60 andava con il suo figlio e i figli di Provinciali nelle spiagge e raccoglieva tutte queste cose consumate che sono affascinanti. Ecco, questo sarebbe un discorso da fare e questo è molto importante, capire l'atteggiamento, l'attitudine che Michele Provinciali aveva anche nei confronti di queste cose. Le cose, lui aveva uno sguardo che sapeva anche tirar fuori dalla gamba di una bambola e questo è molto importante, questo devo dire, forse dovremmo anche noi educare il nostro sguardo, sapeva tirar fuori da una ciabatta rotta, da una gamba, da una bottiglietta, tutto un lavoro poetico, in qualche modo devo dirti unico. E questa è stata anche la grandezza di Michele Provinciali, adesso sarebbe interessante capire anche le differenze che, ricordatevi, in quel periodo stava venendo molto forte anche Unimark, la grafica di Massimo Vignelli, la grafica di Hans Weibe, di questi grafici che invece tagliavano tutto, e mettevano dappertutto l'elvetica. Cioè, il moderno era anche non guardare con attenzione queste cose. E Michele Provinciali invece è tornato indietro e ha fatto un passo che adesso è molto importante fare. E questo è l'ultimo lavoro con cui chiudo. È un lavoro di un ecomostro di Armando Testa, fatto sempre per Bassoli. Una esperienza unica che spero di venire qua, se Fabio mi inviterà ancora, dov'è, a presentare il prossimo anno. Manca poco. Naturalmente ci sarà un testo mio, tutti i testi con queste storie che io ho raccolto dei protagonisti e poi ho chiesto a qualche mio collega storico molto più serio e molto più preparato di me, io lo faccio sempre da grafico, quindi parto da un altro punto di vista, di approfondire alcuni contenuti. Spero, ecco, potrei chiudere con questa mia conferenza con uno slogan, i miei amici storici saranno molto contenti. Guardate anche quello che è già successo. Guardate anche la storia. La storia è molto importante. Grazie. Devo fare qualche domanda o mi ritiro? Abbiamo tempo per una domanda, se qualcuno ha piacere di chiedere qualcosa a Giorgio, che è qui sempre ospite gradito. Sì.
Ovviamente sei il benvenuto, cioè se facciamo altri festival noi ti invitiamo sempre. Ogni anno presento un libro. Ogni anno presento, così anche un incentivo. No, ma devo dire, è molto faticoso, però sì, però insomma, è molto divertente, perché poi per me anche fare queste cose, come fare Bodoni, è stato utile anche per guardare il lavoro che io sto facendo, per anche distaccarmi un po' da... anche dalla forma in qualche modo. Senti, ti faccio una domanda io un po' provocatoria, forse. Il mercato dell'editoria come recepisce questo tipo di lavori? Non lo so, devo dirti, non lo so, è un libro molto costoso, cioè devo dirti, è il tema che adesso mi sto ponendo. Per esempio, io qualche anno fa ho fatto l'editore per i momenti in cui non c'era internet. Adesso... il mercato editoria come là, cioè i grandi editori che abbiamo noi non lo percepiscono proprio, non lo percepiscono. Però c'è la possibilità, per esempio, adesso di fare una piccola casa editrice, di pubblicarlo, ci sono tanti mezzi di crowdfunding, potrebbe essere più interessante, credo. Cioè non è più come una volta, questo libro stamparlo costa 13.000 euro, più le spese, che però insomma non è un grande problema. Forse voi conoscete anche, ci sono degli editori tipo Unit Edition o gli altri, il mercato ormai è diventato mondiale, credo è proprio una questione di tempo, il mercato editoriale in Italia per queste cose non esiste, okay. Deve essere un mercato internazionale, oppure devi fartelo, che anche questa è una sfida. Grazie ancora, salutiamo Prego. Giorgio Camuffa.